Eccoci, bentrovati amici, oggi ci troviamo in una splendida zona dell'Alto Adige, siamo in Alta Badia, precisamente in località La Villa, alle nostre spalle potete ammirare la Gran Risa, che è una delle piste più famose di tutto l'Alto Adige, dove avvengono degli eventi mondiali, di carattere mondiale, tra i quali i campionati del mondo di slalom gigante. Siamo con Roberto Huber, che è il direttore di Alta Badia Brand. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Allora, cominciamo a parlare di quello che è il territorio, no? La località, le località della valle, per chi non le conoscesse, e soprattutto dove si trova l'Alta Badia. All'Alta Badia, diciamo, è il centro dei Dolomiti, siamo a metà fra le montagne più belle del mondo, come se tutti sanno bene o male. In Alta Badia abbiamo 6 paesi, il più famoso forse è Corvara, ma ne abbiamo altri 5 che sono particolarmente belli, ognuno con le sue caratteristiche, partendo dalla Valle, che è forse il paese più tradizionale. Che arrivando da Brunico è il primo che incontriamo. Esattamente, giusto? Salendo Brunico si incontra prima la Valle, è il paese più tranquillo, possiamo dire più tradizionale, dove la cultura ladina ha veramente ancora un'importanza molto molto forte. Certo. Poi si sale a Badia. Da Badia si arriva alla Villa, dove siamo ora, dove abbiamo il centro dell'Alta Badia, dove abbiamo la Gran Risa. Andando da una parte si arriva a San Cassiano, che è un paese un po' più particolare, quello più legato alla gastronomia, abbiamo un ristorante. Direzione Cortina d'Ampezzo, per cui diciamo quando si va a San Cassiano, uno che vuol fare un'escursione in Veneto può con il passo arrivare direttamente a Cortina. Quanto dista da San Cassiano a Cortina? Diciamo sono un 35 km. 35 km. Tre quarti d'ora di viaggio. Perfetto. Qui siamo proprio sul confine col Veneto, quindi partendo da qua si raggiungono tutte le zone particolari delle Dolomiti, le più famose. Certo. Poi c'è Colfosco, diciamo che è ubicato subito dopo Corvara e si passa per andare a Selva di Val Gardena, per cui sul passo Gardena, e poi abbiamo da Corvara, andando dritti, si raggiunge il Veneto di nuovo con la Raba di Livinallongo e poi chi vuole può raggiungere la Val di Fassa. Diciamo siete un po' il nucleo, il centro, un baricentro per tutto l'Alto Adige, diciamo, orientale, no? Assolutamente, direi un po' il punto di partenza ideale per l'ospite che vuole godere le Dolomiti, quindi facendo tappa qui in Alta Badia si può partire, scia i piedi e raggiungere da una parte il Trentino, dall'altra parte il Veneto, con un piccolo passaggio di macchina si arriva a Plan de Corones, quindi sciando qua, stando qui una settimana ad esempio, si può sciare non facendo mai 2 volte la stessa pista, quindi è sicuramente una meta molto strategica. Allora, quali sono i maggiori eventi e le proposte per il periodo invernale? Insomma, il profilo dell'Alta Badia è molto collegato alla gastronomia, allo stare bene, quindi sciare ma con gusto, che è bene o male la nostra campagna che ormai portiamo avanti da 11 anni. Per tutto l'inverno in 10 rifugi dell'Alta Badia abbiamo dei piatti stellati creati da degli chef internazionali. Un giorno all'anno sono presenti, che è all'inizio di dicembre, a presentare i piatti, ma per tutta la stagione gli chef dei rifugi lo ripropongono. Quindi chi viene qua può veramente fare alcuni giorni e provare dei piatti molto molto particolari. Questo è un po' il leitmotiv della stagione. Oltre a questo, gli eventi principali sono molto collegati all'enogastronomia, come detto abbiamo il Gourmetski Safari inizio stagione dove presentiamo i piatti, un evento che funziona molto molto bene, il Sommelier on the Slopes, vuol dire un gruppo di sciatori accompagnati da un maestro di sci, da un sommelier professionista, partono con gli sci a piedi e si fermano in 2 rifugi in cui provano in ogni rifugio 3 vini dell'Alto Adige, quindi 6 vini di altissimo livello, quindi si abbina questo sciare nelle Dolomiti, gastronomia, il mangiare, il bere bene, che è il punto. C'è un altro evento molto importante che è il 22 di marzo, il Wineski Safari, vuol dire per un giorno avremo presso 4 rifugi dell'Alta Badia i migliori produttori di vini dell'Alto Adige che presenteranno i loro vini, quindi avremo oltre 60 vini suddivisi in 4 tappe, possiamo dire così, ogni tappa è una zona dell'Alto Adige, quindi con un biglietto unico è possibile veramente ammirare le Dolomiti e godere queste prelibatezze, è uno dei concetti che ci piace di più da presentare a livello internazionale. Questo è un comprensorio sciistico importantissimo. Vogliamo elencare un pochino le principali attrazioni sciistiche e anche un po' quelle che sono le caratteristiche diciamo sia del territorio ma anche dei turisti che arrivano e si cimentano appunto nelle varie discese. Assolutamente, diciamo la parola chiave forse è Dolomiti Super Ski, l'Alta Badia ha 130 km di piste, però sono collegate interamente al Dolomiti Super Ski, quindi in totale abbiamo 1200 km di piste. La zona dell'Alta Badia è caratterizzata da piste abbastanza facili, diciamo è un comprensorio per famiglie, per persone che non cercano piste estremamente difficili, a parte la Gran Risa alle nostre spalle, chiaramente, che è un'altra cosa. Che non è da tutti. Che non è da tutti, assolutamente. Certo. Però come detto, partendo da qua si raggiunge in giornata, senza troppe difficoltà, la Val Gardena, Araba, che ha piste molto
molto più difficili rispetto alle nostre, il Plan de Corones, la Val di Fassa, quindi il punto chiave è veramente la possibilità di spiazzare molto. Una delle caratteristiche dell'Alta Badia è sicuramente la qualità degli impianti di risalita, che sono tutti nuovi e di altissima generazione, quindi portano veramente tante persone, non esistono più le code, ormai sono dei retaggi del passato, e soprattutto anche la preparazione delle piste. Per noi è sempre importante comunicare la categoria dei gattisti, come chiamiamo noi, queste persone che alle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte, le 2, le 3 di notte stanno sulle piste come dei veri e propri artigiani e le preparano ogni sera in maniera impeccabile. E poi c'è anche l'allineamento artificiale, immagino che è all'avanguardia, no? Che permette di tenere sempre, anche nei momenti dove non c'è tantissima neve a inizio stagione o a fine stagione, mantenere sempre la neve in condizioni ottimali. Assolutamente, è un po' il punto chiave adesso dell'offerta turistica, la sicurezza neve, quello che abbiamo noi. Tutto il compressore dell'Alta Badia con 3 giorni di neve, di temperature molto fredde, è in grado di essere pronto, quindi oltre 100 km in 3 giorni sono preparati. Quindi per noi è fondamentale, come dicevi te giustamente, inizio stagione, assicurare all'ospite che ha prenotato magari 2-3 mesi prima la vacanza la possibilità di poter sciare qui, sperando chiaramente le condizioni rimangano come sono adesso, senza nessun tipo di possibilità di problematica. Ecco, ritornando alla Gran Risa, no? Che è la pista che vediamo alle nostre spalle, quali sono gli atleti che si sono cimentati con successo negli anni, appunto, chi sono i più famosi e chi è che ha vinto, diciamo, queste gare, queste competizioni? La Gran Risa è un po' un mito dello sci, è considerato il gigante più difficile della Coppa del Mondo di sci, è la pista per antonomasia di Alberto Tomba, che ha vinto qui 3-4 volte, se mi ricordo bene, che è sempre stato un nostro atleta più visto, più ammirato. C'è stata ha fatto sognare per 20 anni in tutta l'Italia, ecco. Quando si cimentava nelle sue gare si fermava il paese proprio a vedere le sue prodezze, possiamo definirle tali. Assolutamente, era il periodo in cui c'era Tomba, chiaramente l'Alta Badia veniva bloccata, quel periodo avevamo oltre 50.000 persone che venivano a vedere le gare, quindi era veramente un periodo emozionante. Dopo Tomba ci sono stati veramente tantissimi campioni, i più forti hanno vinto sulla Gran Risa, l'ultimo di tutti è Marcel Hirscher, che si è messo l'anno scorso, e che proprio l'anno scorso in una sua intervista di chiusura della carriera ha proprio detto: la Gran Risa è una delle mie piste preferite, quindi lui ha vinto qui per 5 anni consecutivi, quindi è veramente un campione che a noi è rimasto nel cuore. Oltre a lui ce ne sono stati veramente tanti altri, da Ingermann Stenmark a Michael von Grüningen, e anche altri italiani come Blardone, che ha vinto 4 volte, che è un campione che è rimasto nel cuore a tanti e che ha sempre la Gran Risa come gara principale. Chi sono i turisti che scelgono l'Alta Badia? Diciamo il nostro core business è sempre l'Italia, oltre il 50% degli ospiti che vengono in Alta Badia d'inverno sono italiani. L'Alta Badia è per antonomasia all'interno dell'Alto Adige la località preferita degli italiani, diciamo così, seguita dai tedeschi che sono un buon 20% e stanno crescendo di anno in anno. Il terzo mercato, strano dirsi, è l'Inghilterra, quindi il Regno Unito, con il 7-8%, dopo di questo il Belgio e poi un sacco di nazioni. Il punto più interessante è sicuramente che stiamo diversificando moltissimo. Tanti mercati nuovi, chiaramente in piccole percentuali, ma si parla del Sud America, si parla degli Stati Uniti che stanno crescendo molto anche in estate, e anche l'Oriente con il Giappone che è interessato, l'Australia soprattutto inizio stagione, quindi abbiamo un grande spicchio di clientela, possiamo dire quasi un 20% di tantissime nazioni diverse che ogni anno cresce sempre di più. Bene, a questo punto abbiamo concluso l'intervista, ringraziamo il signor Roberto Huber per averci fornito tutti i dati relativamente all'Alta Badia. Invitiamo tutti a condividere sui social questa intervista, ma soprattutto a venire in vacanza in questi meravigliosi territori. Da La Villa in Alta Badia e da Roberto Huber, Roberto Montanari, è tutto. A voi studio.